Bella ragazzi, qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete ben vedere siamo seduti sulla nostra poltroncina. Finalmente siamo ritornati sulla poltroncina. Perché oggi in realtà per voi ieri, ma per me oggi, la Rockstar ha rilasciato un DLC a sorpresa, dove praticamente hanno aggiunto un paio di auto e delle gare nuove. Quindi sì, oggi andremo a modificare una delle auto del DLC a sorpresa, che per l'appunto è uscito ieri. Difatti oggi usciranno due video, quindi vi aspetto tutti alle 17:30 nuovamente qui sul canale, perché andremo a modificare un'altra auto. Ma adesso pensiamo al da farsi. Cosa andiamo a modificare? Andiamo a modificare la nuovissima Overflowed Entity XXR, $2.305.000, ragazzi. A dirvi la verità, aspettavo quest'auto da un bel po' di tempo, perché una nuova Entity la volevo sul gioco, perché l'ultima Entity praticamente risale a quando è uscito il gioco, quindi 4 anni fa, e quindi una nuova Entity la volevo particolarmente. Comunque sia, io direi di non perdere tanto altro tempo e cominciamo a leggere la descrizione di questo veicolo, come ogni video modifica veicolo. Nessuno si stupisce che un popolo di ultraliberali amanti delle arinche sia leader mondiale nel settore dei mobili componibili. Proprio quanto credevamo di averli inquadrati, però gli svedesi tirano fuori una super auto dalla linea aggressiva e oltraggiosamente veloce. È difficile restare fedeli ai propri pregiudizi quando l'accelerazione rischia di staccarti la pelle dal cranio. Che strana la vita. E qui abbiamo la descrizione della Entity XXR. E quindi niente, andiamo ad acquistarla. Prenotiamola, di color giallo, come è qui in figura. Facciamocela mandare al garage del livello 2 e adesso non ci resta altro che aspettare. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video di questo tipo, dove per l'appunto andiamo a modificare tutte le nuove auto che escono su GTA Online. Mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate l'infinito finché non diventa blu. Inoltre condividete il video come davanti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Soprattutto se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Il tastino per iscrivervi lo trovate qui sotto, cliccatelo, attivate la campanellina. Se lo fate siete dei grandi. Ebbene, adesso dobbiamo solamente aspettare che arrivi quest'auto. Sono veramente curioso di vederla a 360 gradi comunque, perché dalla foto purtroppo non si riusciva a capire bene il posteriore dell'auto. Sono curioso di vederla. Ok, finalmente è arrivata. Mamma mia, ci ha messo un bel po' a dire la verità, eh. Allora, che c'è da dire? Stupenda, cioè non puoi dire nulla. Guarda qui, bella, mi piace, bella aggressiva. Ci sta, ci voleva uno svecchiamento sulla Entity, ci voleva veramente tantissimo. Una bella auto hanno tirato fuori. Ascoltiamo un attimino il sound. Vediamo un attimino. Ovviamente. Gli interni invece, vabbè, gli interni a dire la verità non sono proprio chissà che, però dai. Esteriormente è una bella auto, andiamo a modificarla. Ok, va benissimo. Allora, le armature come al solito non le vado a mettere mai. I freni ovviamente li mettiamo. Paraurti, paraurti anteriore. Splitter corto colore 1, splitter corto colore 2, splitter in carbonio, splitter e canard in carbonio, splitter colore 1, colore 2, splitter evidenziato e canard. Cos'è lo splitter? Cosa cambia tra lo splitter e lo splitter evidenziato? Ah, ok. Mettiamo lo splitter evidenziato e canard. Mentre paraurti posteriore, vabbè, mettiamo diffusore evidenziato, così almeno è uguale a quello davanti. Motori, motori ovviamente a livello massimo. Marmitte in titanio. Dove sta la marmitta? Lì nel fumo. Devo accelerare così levo il fumo. Poi abbiamo il big bore e poi abbiamo la tripla. Mettiamo il big bore, va bene, dai. Cofani, allora, con alette colore 1, bello, oppure colore 2 con alette in carbonio. Mettiamo con alette colore 1. Luci, fari ovviamente all'oxeno, kit neon e schema neon al massimo come al solito, e poi scegliamo il colore. Targhe, quella personalizzata come al solito. Verniciature, allora abbiamo colore principale, colore secondario, il colore rivestimento. Quindi andiamo a mettere il colore principale. Vediamo un attimino come fare quest'auto. Bianca non è niente male. Sì, lo so, ultimamente ce l'ho un po' con il bianco forse, però va bene, dai. Alla fine ci sta, cioè nel senso, voglio dire, anche arancione non è male, però anche rosso formula devo dire che ci sta, dona parecchio. Ok, la farò il rosso formula, deciso, dai. Mentre il colore secondario credo sia il... ok, sì, infatti. Io vi dirò, per il momento l'alettone lo facciamo nero. Oppure anche rosso. Raga, forse lo facciamo rosso pure, no? Ci sta, non male, niente male veramente. Mettiamolo pure lui, rosso formula, il rivestimento invece. Mettiamolo nero il rivestimento e basta, dai. Spoiler, allora, rimuovi spoiler. No, assolutamente. Spoiler basso, alettone in carbonio. Ecco, già il carbonio
alettone GT, alettone tuner. Vi dirò, a sto giro vado a lasciare l'alettone standard, mi piace di più. Sospensioni invece ovviamente al massimo. Tra l'altro ci sta tutto in sconto, va bene. Trasmissioni da gara, ovviamente, turbo, mettiamolo. Cioè, sentite come cavolo si modifica proprio il sound. Tipo di ruote. Allora, le ruote adesso qui è un bel casino. Ok, deciso. Mettiamo le Carbonic Z. E se non mi sbaglio, queste posso anche colorare il bordino, no? Ok, esatto. E ovviamente mettiamo il bordino rosso. Così almeno creiamo questo bel contrasto, vedete? Cioè, in realtà non è tanto un contrasto, però va bene. Pneumatici, design pneumatici, le scrittine sì. Modifiche pneumatici, antiproiettile, ovviamente. E il fumo a questo punto lo mettiamo nero. Finestrini, limousine. Ah, e abbiamo già finito. In realtà non è che ci siano così tante modifiche per quest'auto, ecco. Mi aspettavo qualcosa in più, sinceramente. Però va bene, dai, andiamo a mettere le luci. Kit neon, scegliamo il colore, che a questo punto è rosso. Ok, io direi usciamo dal piano terra e andiamo a provare un attimino quest'auto. Ok, siamo qui alla luce del sole. Guardate che bella che è. Bella cattiva, ci sta rossa così. Niente male, veramente niente male. Peccato per le modifiche, come già detto prima, che ce ne sono poche. Potevano mettere, tipo, a questo punto un minigonna evidenziato lì, come è stato per il paraurti. Qualcosina comunque sia si poteva fare. Ecco, dai, comunque sia, saliamo un attimino. Ascoltiamo il sound che si è modificato sicuro. Non male. Vediamo un attimino. Sì, dai, niente male. Guarda lì com'è. Scoppietta. Partiamo e vediamo un attimino come si comporta su strada st'auto. Vediamo se è alla pari della sua sorella più anziana. Ecco, chiamiamola così, dai. O modello precedente, chiamatelo come volete, dai. Ok, siamo in autostrada. Adesso non ci resta altro che tenere l'acceleratore premuto e vedere fino a dove si spinge quest'auto. Ok, a dirvi la verità, questa sembra essere la velocità massima. Non sempre andare oltre. Ferma così, raga. Sinceramente non so dirvi se è più veloce del vecchio modello o più lenta. Ma va bene, proviamo un attimino i freni. Vabbè, freni ovviamente, good. Forse è un 4x4, no, ok, non è un 4x4. Vediamo un attimino se derapa bene. Benissimo. La tenuta invece ce l'abbiamo su quest'auto. Ma sì, abbastanza direi, dai. Scoda un pochettino, però tiene abbastanza. Si riesce a controllare molto, ma molto bene. Proviamo a fare una curva ad alta velocità. Vediamo un attimino come se la cava. È andata dritta. A dirvi la verità, non so dirvi se è migliore del modello precedente. Quindi sì, bella, ma a livello di risultati mi aspettavo qualcosina di più, ecco. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo modificato la nuovissima Entity XXR, un'auto bella ed estetica, però un po' deludente nell'ambito modifiche. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video di questo tipo, dove per l'appunto andiamo a modificare tutti i nuovi veicoli che escono su GT Online. Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate il verdicchino diventa blu. Inoltre condividete il video quando fatti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook di sessione, iscrivetevi al canale per i video, è tutto. Bella raga!